60 stand, 3 isole letterarie, 120 partecipanti tra librerie, editori, associazioni culturali, commercianti ed artigiani del Cassaro Alto. Dai quattro canti fino al piano della cattedrale e ancora la biblioteca comunale Palazzo Abbatellis. E questa la via dei librai, la città che legge. Nata nel 2016 grazie all'associazione Cassaro Alto, la manifestazione dedicata ai libri e alla valorizzazione di quella parte del centro storico torna per il terzo anno consecutivo. Sono 3 le giornate dedicate all'evento, domani, domenica e lunedì, ricche di appuntamenti, una festa per affermare ancora una volta la vocazione naturale dell'antico Cassaro alla promozione della cultura del libro, valorizzando anche le attività dei soci. La Via dei Librai è organizzata dall'Associazione Cassaro Alto e dal Comune di Palermo con i partner Comitato Ballarò Significa Palermo, Progetto Albergheria e Capo Insieme. L'evento è inserito nel calendario delle manifestazioni dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018 di Palermo, capitale italiana della cultura, e del Maggio dei Libri. La Via dei Librai, ha detto il sindaco Leoluca Orlando, costituisce un passaggio fondamentale verso la formalizzazione e la promozione del Patto per la Lettura per la città di Palermo, che coinvolgendo attori pubblici e privati sarà uno dei processi strategici verso la Palermo sostenibile del 2030. L'iniziativa ha allo stesso tempo valenza di attrattore turistico e di evento culturale e sociale che coinvolge sempre più numerose organizzazioni che si occupano istituzionalmente di libri, di formazione dei giovani, di cultura e di patrimonio culturale. Per l'edizione del prossimo anno auspichiamo l'unione tra il Cassaro Alto e il Cassaro Basso, dalla Cattedrale a Piazza Marina, per coniugare il cambiamento culturale con le attività economiche. Siamo felici e orgogliosi, spiegano la presidente dell'Associazione Cassaro Alto, Giovanna Analdi, e i componenti del Comitato Scientifico, Francesco Lombardo, Giulio Pirrotta e Giuseppe Scuderi, di celebrare la terza edizione di un'iniziativa di grande coinvolgimento cittadino. Solo nell'edizione dello scorso anno sono state registrate 70.000 presenze. Via Vittorio Emanuele, che da sempre rappresenta il cuore di Palermo, torna a pulsare come un tempo grazie all'impegno di librai, editori, scuole, università, biblioteche e associazioni riuniti dai commercianti e della nostra associazione con l'amministrazione comunale, una sinergia tra pubblico e privato di lungo respiro.